anche qua. Allora io ho ricevuto, è stato obbligato a cominciare un documento in cui alcuni consiglieri comunali dicono di essere di maggioranza, ci chiedono di non rinnovare il contratto triennale con la cisterna, con, non la cisterna ambiente, con il socio privato della cisterna ambiente. Ah, ma no, è pubblico. Sono due, sì, ma è pubblico, non è il socio privato, che sono Aman e Cernesca, sono la parte privata del contratto. Intanto quel contratto è previsto da un bando pubblico di cui il socio privato è stato vincitore, anzi tra l'altro scadrà il contratto e quindi ci dovrà al termine di questa attività dovrà essere rinnovato il socio privato per legge. Quando scade il contratto? Anche questo lo fate di avanti, scade comunque per i 3 anni, scade e non si può rinnovare più perché deve essere rinnovato il bando, quindi ci potrebbe essere anche un nuovo socio privato. Poi la cosa che non capisco bene è perché non lo dovrebbe fare da questa amministrazione e lo dovrebbe fare la nuova. Allora io voglio dire provocatoriamente, questo male a fare lo voglio fare io perché mi Allora, se scade nell'ambito della tua amministrazione lo fai te, giusto? Se invece sì, però io scade. questo male a fare lo voglio fare io perché siccome male a fare lo faccio Ma io la fare? e lo risparmio agli altri, perché presumo che Ma la se sta cosa deve essere rinnovata da altri, evidentemente è un male a fare. Allora questo male a fare lo voglio rinnovare io. Dopo però io mi sono permesso di portarvi le cifre di questo male a fare. Che poi ci darà? Certo, non vi do. Sì, però è importante sapere quando scade questa cosa. Mannaggia, ogni volta. Sta cosa se si può rinnovare, si rinnova. Questo è l'ultimo contratto che si può rinnovare. Capito? Quindi io faccio una cosa, se va, ti ho già detto scade e ci sarà uno nuovo, capito? Quindi non è un problema. Scade, è finito. Se fa solo questo, lo rinnovo. L'ultimo atto dell'amministrazione della cura. Se faccio il bici, viene la procura e mi arresta. Quindi sto Certo che è un malaffare, perciò l'invicio è un è malaffare, c'è cioè un malaffare, denuncio che è un malaffare. perciò. Allora, questo malaffare triennale, cui i famosi 15 milioni di euro dei cittadini, però vi dirò anch'io dove sta poi l'intervento dell'amministrazione, c'è un intervento dell'amministrazione. È una scelta politica, per quella che la voglio fare io. Perché l'ho fatto, l'ho perseguita e la sta facendo anche, peraltro, la provincia, lo stanno facendo tutti i comuni di questa provincia. Allora, noi facciamo un malaffare di 4 milioni e mezzo circa di euro, perché questo è un budget previsionale. E il budget previsionale, voi sapete, che si vede nel conto anche di un paio di variabili che non dipendono da noi, che sono i costi di discarica, perché se la regione si riunisce e decide che il costo di discarica aumenta al 30%, da quel giorno noi lo dobbiamo pagare. E inoltre, ad esempio, i materiali di consumo, in particolare i carburanti, che è stato oggetto di una discesa verticale, si fa una previsione di budget che tenga conto di una possibilità di oscillazione. Allora, questo affare è questo qua, di 4.435.000, dove 1.600.000, che sarebbe il costo del personale, e 1.600.000 circa anche di euro, che è il costo delle materie fisse, no? Scusate, della discarica, sono praticamente l'80%, il 90% dei costi. Dopodiché ci sta le manutenzioni, i carburanti, i materiali di consumo, e poi il bilancio è pubblico, voi lo dovete anche andare a prendere, però io ho fatto riordinare la cartella. Naturalmente io vi prego di non prendere queste somme per 1.600.000, nel senso che io non, il 1.610.000 o il 1.495.525.000 eccetera eccetera, ci sarà alla fine, questo è un budget previsionale. Naturalmente tutto va pagato a controllo della fattura, no? Deve essere tutto certificato, compresi i controlli che fanno i conti e il controllo di legge. Quindi allora noi stiamo 4.435.000 con costo di personale e costo di scarica. Di scarica che era qua tutto arrivano già a 3.200.000 euro. Allora, io mi sono permesso di prendere tre tipologie tariffarie della nostra città e perché la conoscevo ed è anche questo nel momento in cui noi sono andato a votare questo, sono andato io personalmente a votare questo bilancio di previsione come amministrazione, mi sono preso la responsabilità di andarci personalmente, non ho delegato, perché mi sono accorto di una cosa, che era un cittadino che aveva 127 metri quadri di proprietà con 4 persone in famiglia, ma noi andiamo a superficie perché è tasso, non è tariffa, pagava nel 99 219 euro
oggi paga 359 euro, però questo signore, tra l'altro anche un mio amico, conoscete pure, non vi dico il nome, se no Claudio Chiappa non ce lo fa scrivere, è uno grosso che viaggia insieme a me, capito? Uno grosso che viaggia a casa sua, si chiama Sergio magari, magari si chiama pure Sergio. Paga dal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 anche pagherà 359 euro. Quindi sono 6 anni che la nostra tariffa non subisce un aumento. Un cittadino, e questo però non so chi è, un bar di 197 metri quadri, e qui abbiamo il metro quadro, qui bisognerebbe andare dei comuni, io so che noi siamo tra i più bassi in assoluto, 127 quindi euro. Parlavo di abitazione prima, al metro quadro, di attività commerciale. Ah, Sergio, 127 euro al metro quadro. E con un addizionale, però addizionale dei 47 euro, non so che cosa so, io onestamente non lo so, io non so, dovrei far spiegare. Però a me quello che conta è il prodotto finale. Un bar di 200 metri quadri pagava 1047 euro nel 99, e dal 2004 paga 2186, pagherà quest'anno 2186. Sono 6 anni che la tariffa rimane invariata. 2004 una superficie, questo utente, un ufficio di 60 metri quadri, pagava 273 euro, paga 449 euro dal 2004 e continuerà a pagare 449 euro anche quest'anno. Allora, vi voglio anche ricordare che ci sono stati questi aumenti, il 5% nel 2001, 5% nel 2002, 9%, ma noi eravamo l'anno zero, se voi ricordate, eravamo una situazione commissariata, c'eravamo i rifiuti che bruciavano nei cassonetti, perché vorrei ricordare, se mi si ricorda, da via Roma a qualunque parte c'erano solo cassonetti che bruciavano, è un casino, che quella era la situazione di allora, 5% nel 2002, 9% nel 2003, 37% nel 2004, ma perché nel 2004 ci fu la famosa delibera regionale che aumentò del 50% i rifiuti in discarica, dopodiché il comune si è fatto carico di migliorare il servizio e di fare. Vi voglio ricordare che non c'era differenziale, vi voglio ricordare che non c'è sta più, io anche lì ho fatto una scommessa pure ieri, se stamattina siamo in grado di trovare tre, poi me lo ce l'andate a buttare voi così mi avevo il fregazzo, tre scafandi o interi o solo la carcassa di tre lavatrici sul nostro territorio comunale sparse, io mi dimetto lo dentro, ti sfido. No, non c'è stanno manco le. A parte che stanno i soldi per comprare lavatrici, però insomma. Vabbè, ma no, no,